della puntata ci raggiungerà anche il secondo. Comunque benvenuta ad Angela Camuso, giornalista. Lei è autrice di un libro del quale tra l'altro abbiamo già parlato un paio di anni fa, quando uscì la prima edizione. Adesso siamo alla quarta ristampa, ma soprattutto una nuova edizione perché ci sono 60 pagine di nuove rivelazioni. Allora, il libro ve lo mostro, eccolo qua, titola Mai ci fu pietà, racconta la storia della banda della Magliana dal 1977, però fino ai giorni nostri, che la banda, insomma, della Magliana, come sapete, è diventata un po' un mito, cinema, televisione, la raccontano attraverso gli sceneggiati, però ancora oggi le nostre cronache ci parlano di personaggi legati a questa organizzazione criminale. Dunque, l'altro ospite che aspettiamo è il coordinatore di Libera Lazio, anche la sua è una testimonianza importante per quanto riguarda la criminalità nel nostro territorio. Ricordiamo tra l'altro che Libera, che si occupa dei terreni, di gestire i terreni e le proprietà espropriate alla criminalità organizzata, ha subito qualche mese fa, insomma comunque un paio di mesi fa, molto di recente, una aggressione in uno di questi beni recuperati, quindi insomma sicuramente un'organizzazione che dà molto fastidio alle mafie, ed è proprio Libera a denunciare in qualche modo la presenza nel territorio del Lazio di una cosiddetta quinta mafia, quindi in qualche modo si sta denunciando la presenza nel nostro territorio di un'organizzazione vera e propria, simile, ma appunto con le sue peculiarità, ad altre organizzazioni che ben conosciamo, come appunto la Camorra in Campania o la mafia in Sicilia. Allora, ripartiamo dall'omicidio però di Ostia, pregiudicati uccisi, e qui ci colleghiamo subito al libro di Angela Camuso, perché quel personaggio, uno di quei personaggi, era strettamente legato alla banda della Magliana, la storia della banda della Magliana. Sì, uno di quei personaggi ammassati fu coinvolto in un'indagine denominata Tanco Marzio della squadra mobile, che sgominò nel 2005 un'organizzazione aveva messo le mani sugli stabilimenti balneari, in particolare del litorale. Era un'organizzazione dedita al traffico di droga che reinvestiva i proventi in attività commerciali. In particolare c'era un vero e proprio racket degli stabilimenti balneari, un racket che forse ancora oggi non è del tutto scomparso, visto che comunque sappiamo che il litorale è fortemente infiltrato dalla malavita organizzata. E in particolare, diciamo, tra i capi di questa organizzazione c'era un personaggio che poi è morto assassinato, che si chiamava Emilio Salomone, che era un personaggio, uno dei luogotenenti della banda della Magliana. Non è mai stato un capo della banda della Magliana, ma era un personaggio fortemente legato a De Pedis, a Fabio Amoretti, compare in moltissime indagini che riguardano la vecchia storica banda della Magliana. E di lui, anche di lui si parla in questo libro. Il collegamento che c'è tra la vecchia e la nuova banda della Magliana in realtà è fortissimo. C'è chi dice che non esiste più la banda della Magliana, che non esiste una nuova banda della Magliana. L'ha detto anche il prefetto qualche giorno fa, che non esiste, usato proprio queste parole, non esiste più la banda della Magliana. Sì, dunque, allora, sì, il prefetto ha detto addirittura che secondo lui questi delitti non sono ricollegabili alla criminalità organizzata, e diciamo, se lo dice lui, ovviamente bisogna prenderne atto, anche se obiettivamente bisogna capire cosa si intende per criminalità organizzata. Il punto è capire cosa vuol dire banda della Magliana, nel senso, voglio dire, più lato del termine, perché se noi parliamo della banda della Magliana storica, cioè quella che conosciamo, che voglio dire esordì alla fine degli anni 70 e che di fatto diciamo, si è sfaldata a metà degli anni 90 con le uccisioni, con i pentimenti, eccetera, è vero, la banda della Magliana è morta. Se però intendiamo come banda della Magliana una particolare fattispecie di organizzazione, diciamo, che utilizza i metodi mafiosi e che è radicata in questa città, allora possiamo dire che la banda della Magliana non è morta. E soprattutto io vorrei andare anche oltre questo discorso, proprio alla luce di quanto è scritto
nella nuova edizione di questo libro, perché questo libro ha una sua nuova edizione, in quanto io ho scoperto con grandissimo, devo dire, sorpresa anche da parte mia, numerosi verbali di un pentito, un siciliano, che si chiama Dario Marsiglia, il quale non è mai stato attenzionato dai mass media, che però nel 2004 lui si trovava a Roma in soggiorno obbligato perché era un pentito di mafia che era, insomma, era venuto dalla Sicilia, arriva a Roma ed entra in contatto con alcuni storici boss della Banda della Mariana, in realtà, che ancora operavano su questo territorio in quegli anni, quindi noi parliamo del 2004, del 2003, quindi in anni in cui tutti credevamo che la Banda della Mariana fosse ormai estinta, che i suoi protagonisti fossero ormai, diciamo, dei personaggi trasfigurati, no? dalla letteratura, dal cinema, eccetera. Invece scopriamo che c'era ad esempio un Giorgio Paradisi, storico boss della Banda della Mariana, che in quel periodo girava armato per Roma con una pistola in tasca, in quanto godeva del beneficio della semilibertà. Scopriamo, stando a quello che racconta questo pentito, che poi insomma è risultato anche attendibile, nella misura in cui sono stati compiuti per esempio diversi arresti per droga grazie alle sue rivelazioni, scopriamo che ci sono state riunioni nel quartiere Roccaforte del famoso bandito De Pedis, cioè nel quartiere di Testaccio, a cui hanno partecipato lo stesso Paradisi, ma anche altri personaggi. Per esempio scopriamo che secondo appunto i verbali di questo pentito, ma anche secondo le indagini svolte dai carabinieri, scopriamo che per esempio Raffaele Pernasetti, che era è stato detenuto fino a pochissimo tempo fa a Prato, doveva scontare una condanna a 30 anni per un omicidio, anche se insomma era stato accusato di ben 6 omicidi, ma poi è stato assolto per quello, è stato condannato solamente per uno. Scopriamo che Raffaele Pernasetti, secondo anche delle lettere intercettate dai carabinieri, dava degli ordini, diciamo, su come gestire i suoi diciamo, beni, che secondo appunto queste indagini poi rimaste un po', diciamo, non si sono concluse poi queste indagini perché appunto non conosciamo poi gli esiti, diciamo, di tutta l'attività istruttoria. Sembra appunto che lui desse questi ordini per gestire i suoi beni. Poi scopriamo per esempio che si muovevano in questo sottobosco criminale personaggi come, non so, De Tomasi, il famoso usuraio che è stato anche arrestato di recente, che diciamo, stando alle indagini, sembrerebbe coinvolto nel sequestro di Manuel Orlandi. Insomma, scopriamo molte cose interessanti. Dunque, è arrivato l'altro ospite che vi dicevo, Antonio Turri, coordinatore di Libera Lazio, mi informano dalla regia che si trova dietro le quinte. Allora, intanto, mentre lo facciamo accomodare, ci seguiamo un estratto delle dichiarazioni che ha rilasciato il prefetto proprio, insomma, ad Ostia, dopo il duplice omicidio di martedì scorso, dove appunto ribadisce quel concetto che dicevamo, appunto la Banda della Mariana non esiste più, quella criminalità con cui ci stiamo confrontando è qualcosa di completamente diverso. Sentiamo Pecorari. Si tratta di sempre di piccole bande che cercano di occupare il territorio soprattutto per avere l'esclusione dello spaccio di droga o comunque per fatti connessi comunque al traffico di droga. Ovviamente questi sono i primi elementi che noi abbiamo, tenuto conto che questi soggetti morti, che non è vero che appartengono alla Banda della Magliana, ma che comunque sono soggetti collegabili alla Banda della Magliana, perché la Banda della Magliana non esiste più. Ecco, oggi non esiste più la Banda della Magliana. Eravamo già venuti qui con il sottosegretario Mantovano, proprio perché Ostia è all'attenzione delle istituzioni romane, se vogliamo, romane nel senso non soltanto delle istituzioni locali, cioè quindi del sindaco, del prefetto, ma anche del governo.